Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi concludiamo con una breve video lezione, insomma, il capitolo su Karl Popper. La volta scorsa abbiamo visto la sua epistemologia e oggi vediamo, diciamo, il suo pensiero politico. Abbiamo visto che l'epistemologia di Popper implica un'idea della ragione fondata sulla libera discussione e sul riconoscimento dei propri limiti, dei propri sbagli. Questa ragione critica, pragmatica e fallibile sta anche alla base della filosofia politica di questo autore, che da liberale convinto immagina appunto una società basata sul libero dialogo, sulla libera discussione e sulla capacità di mettersi in gioco, ma anche di migliorarsi proprio grazie al riconoscimento dei propri errori. Solo in questo modo, si riesce appunto a migliorare, a darsi delle regole sempre migliori e a evitare le posizioni autoritarie. Questi argomenti, diciamo, politici sono sviluppati soprattutto in un saggio che abbiamo già citato la volta scorsa, La società aperta e i suoi nemici. Saggio scritto da Popper durante il periodo dei totalitarismi e pubblicato infatti nel 1945, quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo testo, Popper polemizza con la visione storicista, nella quale include anche, pensatori come Platone, Hegel e Marx. Ciò che secondo lui questi tre autori hanno in comune è l'idea secondo cui noi possiamo cogliere la verità una volta per tutte. Noi possiamo quindi tracciare il percorso dell'evoluzione dell'umanità verso il bene, verso la felicità. Questa prospettiva implica appunto una comprensione assoluta, cioè la presunzione in qualche modo di poter comprendere in modo assoluto la realtà, in modo globale la realtà, e quindi sottende, questa visione sottende, una concezione epistemologica che secondo Popper è autoritaria, è dogmatica proprio perché, e che poi quindi si riflette in una visione politica eventualmente antidemocratica, proprio perché se si ritiene che la verità possa essere raggiunta integralmente, compresa totalmente, viene meno proprio il confronto su che cosa è vero, su che cosa non è vero, il confronto proprio dialogico. A questa modalità di conoscenza, secondo lui, corrisponde una società chiusa, un tipo di società chiusa, ovvero organizzata secondo norme molto rigide e fondata sulla sottomissione degli individui. Popper invece auspica una società aperta, e questi termini, come sapete, sono ripresi da Bergson, una società aperta caratterizzata da atteggiamento razionale, quindi la ragione è sempre al centro, ma anche dalla libera discussione, dal libero confronto. La società aperta è, secondo Popper, una società sicuramente democratica, ma non per questo lui ritiene la democrazia la perfezione. La democrazia, secondo lui, non è un sistema perfetto, ma è piuttosto una procedura imperfetta che però si è rivelata fino a quel momento appunto efficace per garantire il funzionamento del sistema di equilibrio tra i poteri e il funzionamento anche del sistema di rappresentanza politica, che è l'unico che può, equilibrio e rappresentanza sono appunto gli unici che possono evitare il dispotismo. Popper definisce la democrazia come un insieme di regole che consentono il ricambio dei quadri dirigenti senza ricorrere alla violenza e con libere elezioni. I valori più importanti all'interno della democrazia, secondo Popper, sono appunto la libera discussione e il libero pensiero, quindi la libertà di pensiero e di conseguenza la libertà di espressione, che costituiscono le basi della civiltà occidentale, che sono giustificate dalla modalità stessa della ricerca della verità, che, come abbiamo detto, abbiamo visto la volta scorsa, si fonda sul procedimento per prove ed errori. Sulla base di questo, Popper affronta anche un problema che diventa sempre più importante nelle nostre società multietniche, ovvero il confronto tra persone appartenenti a culture diverse, quindi che hanno anche lingue diverse, religioni diverse, tradizioni diverse. Il vostro libro propone la risposta, scusate, non vi ho detto, questa parte la trovate da pagina 674. E adesso quello che vi leggerò è a pagina 678. Dicevo, il vostro libro propone la risposta di Popper alla domanda su appunto se il metodo della libera discussione possa essere applicabile anche in questo caso, quindi quando ci sono persone che appartengono a culture diverse. Popper scrive: si afferma spesso che la discussione è possibile soltanto tra persone che hanno un linguaggio comune
e condividono le stesse assunzioni di base. Credo che ciò sia erroneo. Tutto quel che si richiede è la disponibilità ad apprendere dall'interlocutore, il che comporta il sincero desiderio di comprendere ciò che egli vuole dire. Se è presente tale disponibilità, la discussione sarà tanto più proficua quanto più differiscono le premesse dei partecipanti. Il valore della discussione dipende dunque in gran parte dalla varietà delle opinioni concorrenti. Se non ci fosse stata la Torre di Babele, avremmo dovuto inventarla. La tradizione della discussione razionale determina nel campo politico la tradizione del governo fondato sul confronto delle idee e con ciò l'abitudine ad ascoltare il punto di vista opposto, lo sviluppo di un certo senso di giustizia e la disponibilità al compromesso. Molto bello secondo me questo passo. Quindi lui dice, se c'è la disponibilità ad ascoltare, la disponibilità ad apprendere, cioè se si parte sempre da quella posizione di umiltà, allora è possibile parlare con tutti e tanto più le posizioni iniziali sono divergenti, tanto più bella sarà la discussione, ecco, e feconda sarà la discussione. Venendo all'ultimo paragrafo del vostro libro, Popper riflette anche sul potere dei mass media, in particolare della televisione, e sui suoi rischi. Infatti, in gioventù Popper aveva collaborato con lo psicologo, psicoterapeuta e psicanalista Adler a Vienna e con la Società Psicologica Individuale Comparata, che si occupava di bambini con difficoltà nell'apprendimento. Una volta, appunto, negli ultimi anni della sua vita, torna a interrogarsi sui problemi educativi e scrive un testo molto importante che è Televisione Cattiva Maestra, dove sostanzialmente avanza l'ipotesi di istituire una patente per fare la televisione. Alcuni critici accusano a questo punto Popper di essere contraddittorio, cioè di compiere un'azione di censura che è proprio in contrasto con la sua filosofia. In realtà però non è in nome della filosofia che egli affronta la questione, ma la sua intenzione è proprio quella di mettere in guardia dalle forme di totalitarismo che sono più subdole, più sottili, più sofisticate, come per esempio quelle dei mass media, che entrano dentro di noi senza che neanche quasi ce ne accorgiamo, come appunto avveniva, no, durante i totalitarismi, l'utilizzo dei mass media sappiamo che era fondamentale. La televisione agisce infatti in maniera inconscia sullo spettatore e condiziona il suo modo di pensare senza che lui se ne accorga. E tra l'altro la televisione è particolarmente grave, cioè questa dinamica è particolarmente grave nel caso dei bambini che essendo più influenzabili poi non sanno più distinguere quello che è il mondo vero da quello che è appunto la finzione. Inoltre, proprio per la sua capacità suggestiva e persuasiva, la televisione è secondo Popper un grandissimo strumento di controllo delle masse che proprio limitando, riducendo, addirittura abolendo il pensiero critico può indurre il consenso. Senso, soprattutto in quelle persone che hanno pochi strumenti culturali, no? Popper propone quindi, come abbiamo già detto, una patente, cioè una formazione particolare, una formazione specifica per chi lavora nelle emittenti televisive. E quindi vediamo che non lo fa per restringere il campo della libertà, ma al contrario, per ampliarlo e per rendere questa libertà più autentica.